tra il capitano Ahab e l'equipaggio del Pequod con l'enorme cetaceo Moby Dick. Il duello è mortale, si salva solo il giovane Ismaele che viene ripescato in fin di vita dai soccorritori. Ha dichiarato John Huston: Moby Dick rappresenta l'impostura assoluta di Dio, la sua crudeltà, la sua inumanità. Il film è una bestemmia e mi sorprende che nessuno protesti. In altre parole, il contrario di Melville. Là il male era la balena. Ahab era prigioniero e solo Ismaele poteva liberarsene. Qui il male è Dio, e la lancia di Ahab è un grido di protesta. Resta inalterato il ruolo del giovane sopravvissuto che può diffondere il sapore epico della narrazione. Realizzato in Gran Bretagna e prodotto anche dallo stesso Huston con ingenti capitali, il film merita lo straordinario trattamento del colore. In sede di stampa venne sovrapposta una matrice in bianco e nero alle tre del Technicolor, per ottenere una resa molto vicina a quella delle vecchie illustrazioni. Al pari della balena, spicca per maestosità e imponenza Orson Welles, nel ruolo di padre Maple che si prodiga nel tuonare consigli dall'alto di un pulpito a forma di nave. Oh.